È arrivato freddo, era tanto freddo come l'avevano previsto, però un vecchio proverbio ladino dice: sotto la neve c'è il pane, sotto l'acqua c'è la fame. Meno male è arrivata un po' di neve, che poi un'incasciatina fa sempre piacere, è piacevole per la città, passeggiarci e vedere un po' di bianco. Burian è arrivato anche ad Arezzo e con sé ha portato gelo e neve. Neve che ha fatto capolino anche in città, che questa mattina si è svegliata sotto una leggera coltre bianca. Come da previsioni, i fiocchi hanno infatti iniziato a scendere all'alba per poi continuare anche questa mattina, ma senza causare particolari disagi. Un po' d'inverno finalmente, sono venuto a fare un giro, a vedere un po' di neve, visto che quest'anno non si potrà sciare. E niente, posto così, non c'è quasi nessuno in giro, però è sempre piacevole in città fare un giro così per ammirare la città anche a quest'ora del mattino. A preoccupare adesso sono soprattutto le temperature, che tenderanno ad abbassarsi in maniera costante. I mezzi spargisale in città come nel resto della provincia sono già pronti da ieri. I mezzi sono in azione e lo sono tuttora in quelle aree di collina dove si sono avute comunque precipitazioni nevose, Palazzo del Pero, che è un po' il nostro frigorifero di famiglia, e continueranno perché è previsto un forte abbassamento delle temperature, quindi i suoli che rimangono bagnati sono suoli suscettibili di ghiacciare. E naturalmente si cerca di rendere più sicure possibili le strade, questo non vuol dire che chi si sposta, e raccomandiamo di farlo solo in caso di necessità, non debba osservare quelle cautele che sono necessarie in casi come questi. Nevicate invece più abbondanti in alcuni degli angoli della provincia di Arezzo. Qui ci troviamo a Civitella in Valdichiana, completamente imbiancata. Bellissima, solo poi a Civitella e intorni niente. Siamo proprio contenti. Neve, ma anche gelo è arrivato. Sì, è freddo, però è un freddo asciutto che si sta bene, insomma. Bene, ben venga.